1. Ciao! Ben ritrovati! Tiago, ma dove vai? Ciao! Ben ritrovati! Per la sesta puntata podcast. Un po' video, un po' podcast. Di Crama Mercanti di Storie. La Crama delle Meraviglie. Yes, come vedete siamo ritornati in presenza. Yes. E già non ci sopportiamo più. Perfetto, viene. E oggi, beh, l'altra volta vi abbiamo raccontato un po' la struttura molto basica di com'è costruita una storia, giusto? Come si compone una storia. Oggi da un punto di vista antropologico. Ah, scusa. Antropologico. Se no mi viene tipo antropologico. Antropologico. Vi raccontiamo, e anche sociologico, certo. Vi raccontiamo un po' due cosine su che cos'è il gioco, perché il gioco è una dimensione che tutti conoscono, che ogni essere umano ha sperimentato, giusto? Chiaro. E allora Virna prende lo sketchbook. Sei pronto? 3, 2, 1, ta-da! Lo sketchbook di Game Out Play Out Plan. Ok, bene, vai a pagina 3. Non ho messo le pagine. Cioè, questa. No, pagina. Questa. Oli. Qui abbiamo riassunto. Qui, se magari ti fai vedere anche tu. Sì, ecco. Qui abbiamo riassunto. Sono Virna, mi vedete? Sono Virna, ciao. Ma le basi. Cioè, pam, proprio in fronte. In questa pagina ci sono praticamente tutte le dimensioni del gioco. Vai Virna. Tutte le, diciamo, caratteristiche di quello che è il gioco, sì, a livello generale. Vai. Ok, allora, aperto e libero. Beh, effettivamente un gioco, se pensiamo anche a quando eravamo bambini, tutti possono partecipare, certo. Ok? E c'è la libertà di giocare. Di giocare. Tutti possono partecipare, chiaramente, chiaro, no? Chiaro. Esatto, boh. È finito e ripetibile. Sì, ogni gioco ha un inizio, una fine, e quando è finito può essere ripetuto. Chiaramente. X volte, pensa a nascondino, a un certo punto ci si stufa, però poi si vuole rigiocare, è no? È chiaro, e quindi si ricomincia. Vai. Non quotidiano. Sì, la dimensione del gioco è extra quotidiana, cioè non appartiene alla vita, diciamo, di tutti i giorni. Non è che io, capito, gioco e poi mi lavo i denti. No, cioè. Beh, magari i bambini lo fanno. Magari i bambini lo fanno, sì, però il gioco, diciamo, è una dimensione che ha le sue regole, che è fuori dalla quotidianità, no? Certo. Che è fuori dalle azioni di routine, eccetera, di tutti i giorni. Certo, ma il gioco è anche ordinato. Sì, nel senso che ha delle regole. Ah. Anche perché se non rispetti quelle regole, vieni... Eliminato. Nel gioco può crearsi una tensione. Sì, nel senso c'è una competitività. In ogni gioco c'è ovviamente un obiettivo da raggiungere, un premio da ottenere, una vittoria da ottenere, e quindi si crea tra i partecipanti di solito una tension, di un po' di... Chiaro. Che è quello che poi muove, da brio, no? certo. E da ultimo il gioco è universale. È universale, sì, universale perché ogni essere umano, indipendentemente dalla cultura a cui appartiene, ha sperimentato sicuramente da bambino la dimensione ludica del gioco. Tutte queste caratteristiche non è che ce le siamo inventate così, ok? No. Sono... No, ma a parte gli scherzi... Ma sei tutte queste... che sta registrando? Spero di sì. Successo. Perché è bloccato? È bloccato, però... Vai! Sono anni e anni di... sociologi, di antropologi, di storici che si sono occupati della dimensione ludica. Chiaro. Anche perché la dimensione ludica e la dimensione rituale diciamo sono due dimensioni che alle volte si confondono. Ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. Okay. Per quanto riguarda appunto tutte queste caratteristiche, sono state elaborate da uno studioso in particolare che si chiama Huizinga, è scritto Huizinga, lo diciamo, che ha scritto un libro stupendo che si chiama Homo Ludens. E tu dirai, Homo Ludens, sì, l'uomo che gioca. Perché? Perché egli ritiene, come sociologo, che
l'uomo prima di essere sapiens, quindi prima di essere pensante, sia ludens, sia diciamo un giocoso, un uomo sì, che sa giocare. Cioè la prima cosa che impara l'essere umano non è a pensare, a ragionare, ma a giocare. Certo, certo. Ed effettivamente lui dice una cosa molto simpatica. Lui dice che la dimensione del gioco non appartiene strettamente all'essere umano, ma appartiene anche agli animali. Certo. Quindi prima di essere Homo sapiens, l'uomo è Homo ludens. Chiaro. Bene, e con questa lezioncina di antropologia culturale e di sociologia, noi vi lasciamo e ci vediamo la settimana prossima. Con il prossimo vlog. Il prossimo episodio podcast. Un po' video, un po' podcast di Crama, mercanti di storie. Ciao!